Come sa, capelli, ok, perfetto, perfetto. Barbara, Barbara, ci sono. Ok. Ciao Bariora! Ciao Bariora. È figo tenerlo così o così? Nome: Maddalena. Ilaria. Claudio De Tullio. Anna. Enrico. Paolo. Grace. Vincenzo. Sei di Bari? Sì. Sì, sono di Bari. Vicino. Gravina. Età. Quanti anni mi dai? L'ergasto. 33 anni. 30 anni. 29. 28. Di cosa ti occupi? DJ, disc jockey. Dove? In giro per il mondo. E mi occupo di marketing. Io sono avvocato in Italia, però mi occupo di marketing a Londra. Lavoro in cantina. Sono assegnista di ricerca all'Università di Bologna. Sono packaging technologist per una multinazionale estera. Ho studiato tra Bari, Roma e Milano. E ho appena finito un dottorato a Londra, alla London School of Economics. Attualmente sto avviando una startup. Sono in un fondo di investimento giapponese e mi occupo di investimenti obbligazionari. Sono partita quando avevo 18 anni. Perché sei partita? Sono partita dopo la mia laurea perché avevo voglia di vedere altro, di cambiare prospettiva e ho sempre voluto viaggiare, quindi appena ne ho avuto la possibilità sono partita. Sono partito 5 anni fa dopo che una persona molto importante mi ha notato nel posto in cui lavoro, che è Borgo Ignazia. Sono stata in Australia, sono stata negli Stati Uniti. E mi ha portato dalla Puglia a Las Vegas. Ho lavorato un po' ovunque, ho lavorato a Milano, ho lavorato a New York, ho vissuto 6 mesi a Hong Kong. Sono stato 6 anni a Londra e prima 6 anni a Milano, quindi sono 12 anni che sono fuori da Bari. In 10 anni, dal 2009 al 2018, Bari ha perso circa 12.000 giovani tra i 15 e i 34 anni. Perché secondo te? È un dato che all'inizio può rattristare molto, però secondo me deve essere visto da un punto di vista di un'opportunità. Questo è un problema grave, diciamo, la fuga dei cervelli che abbiamo qui soprattutto al sud. Un'opportunità per i giovani di scoprire il mondo, di scoprire nuove culture, nuove tradizioni, può portare solo ricchezza. Vivendo un piccolo periodo all'estero hai già un'idea di come funziona il mercato del lavoro fra i cosiddetti expat. A differenza dell'Italia, Bari, nello specifico magari, il resto del mondo fa rete. La differenza dei cachet è abissale. Chi magari ha già una bella carriera e lavora in Puglia non riesce assolutamente a vivere di questo mestiere. Mi sono iscritto a una magistrale all'estero per poter aprirmi più possibilità, ma di contro c'è stato anche che ho dovuto fare dei sacrifici. Sentivo un po' di avere un'ambizione che sapevo non sarebbe potuta essere soddisfatta. Anche se sei giovane, la tua opinione viene ascoltata, le danno valore e sia dal giorno 1 in cui lavori tu hai responsabilità. Ed è il motivo per cui poi volevo andare a studiare fuori in un posto che mi avrebbe aperto delle porte che magari qui non sarebbero state aperte così facilmente. Quando cercavo lavoro mi facevo il pane in casa e lo mangiavo a pranzo con l'insalata di pomodori. Vivevo con pochi euro al giorno. Anche perché quello che fanno i miei genitori fa parte di un mondo che non è il mondo dove avrei voluto lavorare. E quindi sapevo che avrei dovuto fare tutto da zero. E questo mi è servito per imparare che comunque dopo tutte le difficoltà, se fai dei sacrifici, questi vengono premiati. Per me è stato comunque difficile lasciare Bari, sono molto affezionato alla città, però è stato un passaggio, penso, positivo che mi ha aiutato a crescere sotto varie prospettive. Quello che secondo me tutte le famiglie di questi giovani, i giovani stessi dovrebbero fare è quello che spero di poter fare io al più presto, di poter ritornare a casa mia e portare un valore aggiunto alla mia terra. Ognuno ha il suo posto nel mondo, quindi io sto cercando il mio. Al momento l'ho trovato più fuori che dentro, poi magari un giorno non ci sono limiti alla provvidenza. Ciao Bagnola! Ho un ultimo scoop per voi. Sapete cosa si può fare per ovviare alla mancanza di casa nostra? Prendi un ragazzo che viene di Bari. Prenditi un ragazzo barese e convivi con lui. Cosa ci fai a Bari in questo periodo? Sono qui per Natale, per le feste. È il compleanno di mio padre, quindi voglio, mi va di stare
con i miei genitori, con gli affetti più vicini. Perché a Natale è votato sempre alla famiglia e per fortuna ho anche i miei amici. Forza Bari! Sì, mi piace un sacco rivedere la mia famiglia. Quando sei qui cosa fai? Vengo a mangiare. Come cucino, amore? Discretamente bene. Troppo. Festeggio? Tanto? Mi dimentico. Quindi andare al Ciringhito e mangiare panzerotti e bermi l'aperoni sul lungomare e insomma rivivere la mia giovinezza qui. La prima cosa che faccio quando arrivo è vado al mare, vado a vedere il mare. È una delle cose che è la cosa che mi manca di più, a parte la mia famiglia, ok? Famiglia, figli e il cibo ovviamente, il cibo, sì, la focaccia, tutte queste cose che speriamo di appropinquare a breve. Grazie! Poi soprattutto è anche un motivo per mangiare bene, mangiare sano. Però il bello dei baresi all'estero è che portano il cibo all'estero, quindi quello cerchiamo di riprodurlo fuori, anche magari cercando di farlo conoscere ad altre persone, sia straniere che italiane. Ti manca casa? Sì, mi manca l'Inghilterra. Tantissimo. Ah no, sì, Bari mi manca, sì. Adesso meno perché ho l'opportunità appunto di godermi gli affetti, essere nel posto che amo, quindi con il mare. So che tutti quanti avranno detto il mare, però è la verità. Non so, è qualcosa che proprio mi calma. Vedere il mare mi fa sentire serena. E questo è anche uno dei motivi per cui poi a me piace tornare qui. Mi manca la libertà che si respira. Con un clima che è californiano, perché noi è come se vivessimo in California, tanto che chiamiamo Bari Barifornia. E quindi ti riunisci soprattutto il 24, bello, ti fai un aperitivo o anche ti bevi un drink, diciamo, con gli amici. E la prima cosa che faccio ogni volta che torno giù a Bari è farmi un giro per Bari Vecchia e rivedere la gente barese, cioè proprio i baresi, soprattutto i baresi di Bari Vecchia. E tutti mi accolgono come se fossimo una grande famiglia. Durante le vacanze tutti sappiamo che è tutto bellissimo, in realtà la verità è che questo posto è bello tutto l'anno, soltanto che ci mancano le opportunità. Auguri! Ciao Bariora! Ciao Bariora! Ciao Bariora! Ciao Bariora! Ciao Bariora! A te la linea barba! Back home.